Kabila in concerto al Teatro Pietro Aretino di Arezzo per presentare il loro ultimo album, Life. È un concept, quindi racconta la storia, una storia di guerra, una storia di dolore, di sofferenza, ma di speranza. E quindi noi siamo qui a festeggiare la vita. Noi siamo fondamentalmente contro qualsiasi forma di violenza e contro qualsiasi guerra, e Life è un po' la celebrazione di tutto questo, una summa di tutto l'operato che hanno fatto finora i Kabila con la loro musica, ma anche le loro opere. Ad esempio siamo stati in Libano a suonare al Palazzo dell'UNESCO con un coro dove è costituito da bambini di confessioni di religioni diverse, oppure siamo stati nel carcere, sempre in Libano, nel carcere di massima sicurezza di Rumie. Poi siamo andati anche in Grecia, abbiamo suonato in Italia per varie associazioni. Quindi noi crediamo molto nella pace e cerchiamo di promuoverla attraverso quello che è la conoscenza e la multietnia di tutti. Questo è il senso di Kabila. L'ho chiamato Kabila, che vuol dire la tribù, apposta perché siamo persone di tante scuole di musica diverse, di tanti pensieri diversi, però messi insieme viene una magia, e quella della nostra magia tribale, la Kabila.